In Sicilia, circa mezzo milione di anni fa, esistevano degli animali chiamati Paleoloxodon falconeri, meglio conosciuti come elefanti nani. Questi animali, che raggiungevano la lunghezza di 1,5 metri, dovevano condividere il territorio con ghiri, sauri e uccelli di enormi dimensioni. Ma all'improvviso questo splendido animale si estinse, lasciando pochi resti fossili. Quali informazioni hanno gli scienziati su questo elefante preistorico? La sua estinzione fu dovuta alle piccole dimensioni o alla presenza dell'uomo? E come mai è diventato il simbolo della città di Catania? A queste domande cercheremo di dare risposte facendo un lungo viaggio nel lontano passato. Avvalendosi delle più recenti ricerche condotte sul campo, alcuni ricercatori hanno provato a fare luce sulla vita e sul comportamento di questo misterioso animale. Ci troviamo sull'Etna ed è proprio da qui che inizia questa lunga storia. Prima di analizzare in dettaglio la vicenda dell'elefante nano, vale la pena soffermarsi un attimo sul periodo geologico in cui viveva questo animale. Nel Pleistocene la Sicilia aveva una conformazione geologica molto diversa da quella attuale. L'Etna, ad esempio, iniziò a formarsi circa 600.000 anni fa. Al suo posto si ipotizza che vi fosse un ampio golfo che lentamente cominciò a riempirsi di lava grazie ad una serie di potenti eruzioni basaltiche sottomarine. Circa 200.000 anni fa, i coni vulcanici emersi dal mare cominciarono ad emettere lave alcalo-basaltiche, facendo entrare il vulcano in una nuova fase eruttiva. Durante il Pleistocene, i continenti avevano una conformazione simile a quella attuale. Con molta probabilità, le placche terrestri non si erano mosse per più di 100 km durante tutto il periodo. Secondo alcuni ricercatori, il clima della Terra fu caratterizzato da un fenomeno climatico chiamato El Niño. In pratica, l'aria calda proveniente dal Sud America riscaldava l'Oceano Pacifico fino all'Oceano Indiano. Questo garantiva un clima più freddo e secco nelle regioni settentrionali del globo. In questo scenario appena descritto, l'elefante nano dominava incontrastato il territorio siciliano, grazie alla scarsa presenza di predatori. A quell'epoca l'elefante falconeri viveva in zone con ambienti aperti con scarsa vegetazione, simile alle odierne zone boschive dell'Etneo, e condivideva il territorio con i Leitia, una specie preistorica di ghiro gigante. Quella che vedete è una ricostruzione grafica della grotta di Spinagallo. In questa caverna sono stati ritrovati fossili che appartengono all'elefante falconeri. La grotta di Spinagallo, profonda una ventina di metri, si è originata circa 2 milioni di anni fa. A quell'epoca questa zona della Sicilia era lambita dal mare ed in pratica il moto ondoso ha eroso l'interno della grotta, formando questo immenso ambiente. Oltre che in questo sito sono state ritrovate ossa di elefanti nani nel Palermitano, sia nella grotta di Luparello che in quella dei Puntali. Con un'attenta analisi sulle ossa ritrovate in questo sito siracusano, si è giunti alla conclusione che in Sicilia esistevano ben due specie di elefanti nani, l'Elephas mnaidriensis e l'Elephas falconeri. Il primo, considerato il più antico, era alto circa 1,5 metri al garrese e lungo quasi 2 metri. Il secondo, invece, non raggiungeva i 90 cm di altezza e viene considerata la specie più recente. Un'analisi sui resti fossili di questi animali, condotta dal CNR di Roma e in collaborazione con l'Università Californiana di San Diego, ha dimostrato che l'Elephas falconeri risale a circa 500.000 di anni fa, mentre i resti dell'Elephas mnaidriensis risalgono a circa 200.000 anni fa. Questa scoperta indica che i due elefanti sono molto più antichi di quanto si pensasse inizialmente, ma nonostante ciò si sa ancora poco su di loro. Comunque i reperti fossili riportati alla luce si sono dimostrati di grande aiuto per tentare di ricostruire il loro habitat. Dopo il ritrovamento nella grotta di Spinagallo, che ha riportato alla luce qualcosa come 2.493 resti appartenenti a 104 individui, si pensa che questo animale doveva vivere in grossi branchi come gli elefanti attuali.
Gli elefanti nani seguivano la matriarca e questo lo si è dedotto perché i resti della grotta erano formati da femmine adulte, da cuccioli e solo da due maschi in età adulta. Questo particolare è saltato all'occhio dei ricercatori che, analizzando con più attenzione i resti, hanno scoperto che il 58% del branco era composto da giovani, il che fa intendere che i cuccioli avevano una mortalità più alta rispetto ai subadulti. Si ritiene che la mancanza di predatori ed erbivori di grosse dimensioni in queste zone sia stato il fattore decisivo che ha influenzato la loro struttura fisica, poiché senza dover competere con degli antagonisti hanno mantenuto un aspetto giovanile. Inoltre, si ritiene che questi animali raggiungevano la maturità sessuale già da piccoli e questo garantiva una migliore riproduzione per la conservazione della specie. Anche se questi ritrovamenti ci fanno immaginare l'aspetto e il comportamento di questo elefante, vi è un'altra questione che rimane aperta. Come ha fatto ad arrivare su quest'isola? Durante il Pleistocene il livello del mare si abbassò di diversi metri. Questo fu dovuto a cicli di glaciazioni che durarono per tutto il periodo. Gli elefanti provenienti dal continente, trovando le condizioni del mare ideali per una traversata, migrarono verso le isole. E quando il livello del mare tornò a rialzarsi, essi furono costretti a rimanere in quei luoghi. Oltre che in Sicilia, sono stati ritrovati resti di elefanti nani anche in altre isole del Mediterraneo, come la Sardegna, Cipro, Malta, Creta, Dodecaneso e Cicladi. Ossa di elefanti nani sono stati rinvenute anche in altre zone del mondo, come a Flores, Sulawesi, Timor e in altre isole della sonda. Le specie che vivevano nel Mediterraneo facevano parte del sottogenere Paleoloxodon, che deriva direttamente da un'altra specie, chiamata Elephas antiquus. Questa ricostruzione grafica del teatro antico di Siracusa ci introduce ad un nuovo capitolo della nostra indagine per raccontare di un mito creato dagli antichi greci. Si ritiene che nell'antichità dei viaggiatori si imbatterono per caso nei fossili di questi animali e fin da allora cercarono di capire a chi appartenessero. E che cosa dedussero gli antichi osservando queste ossa, senza avere una buona conoscenza scientifica alle spalle? La risposta la troviamo nella mitologia greca, in cui ci sono continui riferimenti a mostruose creature con un solo occhio. Secondo alcune leggende, i ciclopi erano dei giganti straordinariamente alti che fabbricavano i fulmini di Zeus e che possedevano una vastissima conoscenza sulla lavorazione del ferro. Per i romani, invece, i ciclopi non erano altro che gli aiutanti del dio Efesto, conosciuto anche con il nome di Vulcano. Alcuni antichi filosofi parlano spesso di questi giganti nei loro scritti. Fra loro, il più conosciuto fu il poeta greco Omero, che descrive questa imponente creatura nella sua opera Odissea. Omero fa scontrare il ciclope Polifemo con Ulisse, il quale, intuendo la stupidità del gigante, riesce con uno stratagemma ad ingannarlo e a fuggire dalla caverna nella quale era tenuto prigioniero con i suoi compagni. Secondo il poema, Polifemo, poiché era stato accecato nel sonno, si accorse in un secondo momento che Ulisse e i suoi compagni d'armi erano fuggiti dalla caverna. Preso dalla rabbia, corre ad inseguirli e scaglia in mare alcuni enormi blocchi di roccia lavica, che la credenza popolare identifica con gli attuali faraglioni di Acitrezza. In realtà, i faraglioni sono la testimonianza di un'imponente eruzione vulcanica che avvenne circa mezzo milione di anni fa. Anche il filosofo greco Empedocle affermava nei suoi scritti che in molte caverne siciliane si potevano trovare ossa appartenenti ad un'antica razza di ciclopi giganti. A questo punto sorge spontanea una domanda: è possibile che gli antichi abbiano confuso le ossa dell'elefante nano con quelle di un gigantesco ciclope? Se si osserva bene il teschio di un elefante, ci si accorge subito del grande foro centrale sulla fronte. In realtà non si tratta di un'orbita oculare, da essa infatti partono le potenti fasce muscolari con i vasi sanguigni e i nervi che compongono la proboscide. Ma per un uomo vissuto più di 3.000 anni fa, quel cranio poteva essere confuso facilmente con quello di un essere umano di grandi dimensioni. Nel Pleistocene si diffuse un'altra specie animale destinata a dominare la Terra, l'uomo.
La presenza dell'essere umano può essere stata il fattore decisivo che ha portato l'elefante nano all'estinzione, anche perché nelle isole del Mediterraneo i predatori erano piuttosto rari. Aci Castello. Ogni anno turisti provenienti da tutto il mondo vengono a visitare lo splendido castello di età bizantina. Al suo interno è stato realizzato un piccolo museo, nel quale sono conservati alcuni resti dei nostri antichi progenitori. In molte caverne sono stati riportati alla luce moltissimi resti umani appartenenti all'Homo erectus, risalenti a 500.000 di anni fa. Insieme ai ritrovamenti di scheletri parzialmente completi, sono stati trovati moltissimi utensili in pietra. Questo indica che l'Homo erectus fosse un cacciatore e che forse prediligeva animali come l'elefante nano. Al momento non esistono prove concrete che dimostrino la validità di questa teoria. Ma di certo sappiamo che la sua dieta era a base di carne. Questo lo si è capito grazie ai ritrovamenti di orsi, leoni delle caverne e tigri con i denti a sciabola che l'Homo erectus trascinava nelle grotte per poi cibarsene. Viste le dimensioni delle sue prede e le armi di cui disponeva, è ragionevole presumere che andasse a caccia con altri membri del proprio gruppo d'appartenenza. Si ipotizza infatti che l'Homo erectus viveva in gruppi sociali eterogenei e oltre a cacciare animali anche più grandi di lui, si cibava anche di piccoli frutti. In conclusione, non possiamo affermare con sicurezza che sia stato l'uomo il responsabile dell'estinzione dell'elefante nano. Si ritiene bensì che siano stati i cambiamenti climatici dovuti alle glaciazioni, o azzardando un'ipotesi potremmo dire che sia stata una qualche epidemia che abbia portato all'estinzione questo animale, ma anche in questo caso è difficile trovare le prove. Questo nostro viaggio si è aperto con le immagini della fontana dell'elefante di Catania. In base a quanto detto, sarebbe scontato e affrettato dire che questa scultura sia una raffigurazione artistica dell'Elephas Faconeri. In realtà la storia di questa statua è molto più intricata di quanto non si pensi. La fontana dell'elefante è stata costruita da Giovanni Battista Vaccarini tra il 1735 e il 1737, dopo che il violento terremoto del 1693 aveva distrutto la città. Per la costruzione della statua, l'architetto palermitano si ispirò all'obelisco della Minerva di Gian Lorenzo Bernini. Ma si ritiene che la figura dell'elefante, con sopra un obelisco, sia stata ideata da Francesco Colonna in un suo scritto del 1499. La statua di basalto nero che sormonta la fontana e che rappresenta l'elefante, secondo il geografo Idrisi, vissuto a cavallo fra l'XI e il XII secolo, era originaria del periodo cartaginese ed è stata portata all'interno della città dai monaci benedettini del monastero di Sant'Agata che l'avevano posta sotto un arco chiamato Lio d'Oro. L'obelisco probabilmente fu portato a Catania durante le crociate, proveniente da Siena, ed era posto originariamente nel Circo Massimo. Successivamente, nel 1508, l'intera statua venne collocata a nord del municipio. I catanesi chiamano la statua dell'elefante Liotru, ma in realtà è una storpiatura del nome Eliodoro. Secondo la leggenda, Eliodoro conobbe uno stregone di origine ebraica che lo iniziò alla magia. Dopo aver rifiutato la religione cattolica, era caduto in disgrazia nei confronti della chiesa ufficiale. Il mito a cui è legata la sua figura è quella dell'Iotru. Si raccontava infatti che lo avesse scolpito egli stesso, forgiandolo dalla lava dell'Etna, per poi cavalcarlo mentre compiva le sue magie. La tradizione popolare vuole che Eliodoro, dopo aver animato il suo elefante di pietra lavica, imperversasse per la città in sella all'animale magico, rendendo impossibile la vita dei suoi abitanti. Si narra che fosse in grado di acquistare qualsiasi mercanzia con pietre preziose ed oro, che però diventavano normali sassi dopo qualche istante. Esistono diversi aneddoti sul potere di Eliodoro di Catania e sulla sua natura burlesca e dispettosa.
Uno di questi vuole che egli abbia beffato il nipote del vescovo facendolo puntare su un cavallo che altri non era che un demone evocato dal negromante e che al momento della vittoria di quest'ultimo abbia poi rivelato a tutti presenti la sua vera natura per poi scomparire nel nulla. Dopo tutte queste sue manifestazioni magiche venne messo al rogo. Forse non sapremo mai se sulla piazza c'è una raffigurazione dell'Elefas Falconeri. Quello che è veramente importante è sapere che sulle terre siciliane, in un tempo remoto, viveva un animale straordinario e allo stesso tempo misterioso. Un elefante che per la sua piccola statura riesce ad interessare ed affascinare gli studiosi. Forse un giorno gli scienziati riusciranno a far luce su alcuni aspetti della sua vita. E quando quel giorno arriverà, l'elefante nano insulare non avrà più segreti per tutti noi.